Cari amici, benvenuti su Metafonicamente e benvenuti a questo nuovo video, questa nuova intervista con Marco Cesati Cassin, che ci parlerà ancora di angeli, ci parlerà di queste meravigliose presenze che sono tutte intorno a noi, di esperienze di vita concrete e reali che li hanno visti protagonisti e di tante altre cose che ci faranno fare un passo avanti nella conoscenza di questi meravigliosi esseri che tutti noi amiamo e desideriamo conoscere, appunto. Bene, vi auguro quindi una buona visione. Allora, siamo qui con Marco Cesati Cassin, cari amici, lo aspettavate tutti, io lo so, mi scrivevate quando rintervisti Marco. Ecco qua, ce lo abbiamo qui con noi, Ciao a caro tutti, Marco. bentrovati. E siamo tutti qui, tutto orecchie, ad ascoltare le sue meravigliose storie di arcangeli, angeli e meravigliose presenze Allora, che ci continuiamo sono. il cammino interrotto Sì, Marco, tu per sai questo benissimo che. mondo Esatto. meraviglioso degli angeli, della funzione degli angeli in Sì. questo mese di dicembre, che è un mese, direi, simbolicamente importante. Abbiamo appena passato il giorno dell'Immacolata, che è un giorno secondo me molto, molto forte per Madre Terra, e infatti dopo l'Immacolata ha cominciato a nevicare. La neve anche qui simbolicamente ha una funzione di purificazione, quindi Madre Terra ha bisogno di essere purificata. Poi è inutile che vi venga a dire da cosa, perché i fatti sono più che chiari. E tra l'altro la purificazione avviene in modo silenzioso e soffice, così come dovremmo essere noi, silenziosi e soffici, e aspettare che gli eventi facciano il loro corso, perché poi tutto si trasforma in un aspetto mentale, energetico, che più è vibrante, positivo, più le cose potranno volgere verso il sole e non più verso le tenebre. Ma per poter essere vibrante e positivo, deve essere libero, scevro della paura, e la paura è una vibrazione molto bassa e molto infida, e quindi bisogna cercare di eliminarla. E come faccio a eliminare la paura? Uno si domanda, la paura la elimini con due meccanismi. Il primo è la conoscenza, perché la paura è dettata dall'ignoranza. Più tu ignori, più hai paura. Se voi ricordate, quando eravate piccoli, la prima paura che avevate nel vostro piccolo lettino di 2 o 3 anni era la paura del buio, il buio che rappresenta l'ignoto. Quindi voi pregavate vostra madre di tenere la porta un pochino socchiusa per poter vedere e riconoscere i vostri giochi, le vostre cose, e stavate tranquilli. Quindi la conoscenza vi dà con tranquillità. Quindi bisogna fare un percorso di studio, di conoscenza, e la conoscenza non può passare solamente da un canale, ma deve passare da più canali. Quindi non riferitevi solamente a quello che vi viene detto da Sua Maestà la televisione o i giornali, ma cercate di fare una ricerca per conto vostro, soprattutto legata al vostro cuore. Cosa significa il vostro cuore? Che il vostro cuore, che è in perenne connessione con il divino, vi darà le giuste informazioni per prendere le vostre decisioni più sacrosante. Tutto questo stando ferme e pensando positivo. Quindi, uno è eliminando la paura, questo è sicuramente importante. Due è la fase di rilancio, ovvero imparare da questo periodo l'esperienza umana che volenti o nolenti ci ha portato a una grande trasformazione. 100 anni fa c'erano le guerre mondiali, oggi c'è la pandemia e c'è come dire, la capacità di reagire a delle situazioni che stanno diventando sempre più, come dire, robotizzanti, e questo non va bene. Io sono in perenne contatto con forze soprannaturali, non perché io sia un. Portaci buone notizie, Ma Marco. perché collaboro con persone molto potenti, dove Ecco. ci vengono detti costantemente: resistete, resistete, Sì. resistete. E Guarda, quanto senza pare. sapere questo, io lo dico sempre, questa E parola è quanto sempre pare. sulla mia bocca. Esatto, e quanto pare manca poco, quindi manca poco perché ci sia una svolta importante. Quindi resistete, questo mese di dicembre è previsto come il mese più duro, quindi cercate di resistere e poi vediamo quello che accadrà nel
nell'inizio del 2022. Detto questo, parlare con i nostri angeli è sicuramente cosa importante e, come dire, utile. Ecco, utile forse non è bellissimo, perché dico, io cosa faccio? Mi interfaccio col mio angelo solo quando ho bisogno. Cioè, bisogno, certo. Con il vostro angelo tutti i giorni, anche se non avete bisogno. Certo. Per esempio, una cosa che io dico sempre, soprattutto per le persone che hanno difficoltà ad addormentarsi, allora, innanzitutto seguite delle regole auree per andare a letto bene, senza problematiche di sonno. Prima regola, scusa se faccio questa digressione, ma credo che sia importante. No, è importantissimo, grazie. Allora, prima regola, cercate di andare a letto sempre alla stessa ora e non troppo tardi. Cosa vuol dire? Vuol dire, per me la stessa ora vuol dire un 10:30-11, non oltre. Seconda regola, cercate quindi di riflesso di non mangiare tanto e di mangiare più presto, quindi non arrivate a mangiare alle 8:30-9 innaffiando di alcol, perché poi faticherete immensamente la vostra digestione e soprattutto il vostro sonno. Quindi questo è fondamentale. Terza regola, non litigate, non abbiate screzi. Se avete qualche cosa col vostro compagno in famiglia da discutere, cercate di trovare il coraggio di dire, per piacere ne parliamo domani mattina, perché sennò ci portiamo la bile a letto, si dice, e non va bene, d'accordo? Certo. Quindi nell'ultima fase della giornata non bisogna litigare, sennò ve le portate paro paro nel sonno. Non bisognerebbe litigare mai, Marco. Sì, vabbè, però sai, una coppia, una famiglia, discussioni ci sono. Lo so. C'è ben poco da fare, il quotidiano è fatto così. Certo. Quarta regola fondamentale, prendetevi qualcosa di rilassante prima di andare a dormire. C'è chi prende la tisana, chi la camomilla, chi la passiflora, 400 mg, due compresse, chi la melatonina, che io vi suggerisco, 6-7 gocce del dottor Martino Giorgini, 1000 gocce sulla lingua, 30... Dove si trovano questi prodotti, Marco? Ma la passiflora, 400 mg, la troviamo... Ma quella che hai detto del dottor Giorgini. Il dottor Martino Giorgini è il più grande erborista d'Italia. Sì. E guarda, scusa, mi alzo un secondo per farti vedere la confezione. Sì. Il prodotto che io uso regolarmente da anni, che è questo. Ah, ecco, benissimo. Okay. Bene. Allora, questa boccettina che vedete si chiama melatonina 1000 gocce ed è la soluzione geniale del Martino Giorgini. Perché? Perché la Comunità Europea dice che devi prendere un milligrammo, quando una volta erano 3 milligrammi, poi da qualche anno per mero business, adesso ci sono le confezioni blister con dentro 40 milligrammi, compresse da un milligrammo, le paghi 23 euro. Questa roba qua costa 16 euro e dura 8 mesi. Ah. Eh sì, perché io qua ci sono 1000 gocce, se tu fai 1000 diviso 7... Voglia. Però sto dicendo ogni goccia un milligrammo, quindi io sto dicendo prendetene ben di più, perché da 40 anni in poi tu non produci più la melatonina. La melatonina è sacrosanta, è fondamentale, e quindi cercate di prenderla perché fa benissimo al vostro sistema endocrinale, ormonale, e soprattutto regolarizza il vostro rapporto sonno-veglia, nonché il vostro rapporto circadiano. A questo punto voi avete un sonno più profondo, più ristorativo. A questo punto, riassumendo, mangiate leggero, non troppo tardi, non bevete troppo alcol se proprio non resistete, un bicchiere di vino rosso va benissimo, non litigate, mai, ripeto, mai folle colui che ha la televisione in camera da letto. Folle, è un suicidio. Io penso sia folle chiunque ce l'abbia dovunque la televisione. No, vabbè, la televisione io ce l'ho, mi guardo Netflix dei film della Madonna. Sì, certo. Ognuno la usa per come meglio crede. Era una battuta, certo. Però la televisione in camera da letto è a livello neuroftalmico devastante. Sappiatelo che anche se non vi rendete conto, voi trasmettete delle immagini al vostro nervo ottico che vi devasta giorno dopo giorno, oltre che avere dei sogni agitati. Certo. Quindi dovete scaraventare fuori dalla camera da letto
il televisore. Pensa che c'è gente che non riesce a dormire se non c'ha il televisore acceso. Cioè, dormono anche tutta la notte con la televisione accesa. Con la televisione accesa tutta la notte. Se uno per caso la spegne, lui si sveglia di colpo mentre sta dormendo dicendo che cazzo fai, spegni la televisione. Quindi è una roba allucinante. Sì. Cioè, c'è proprio una dipendenza tossica. Sì, tossica. Sì. Quindi vi la televisione e invece sì, un bellissimo libro. Preferibilmente non romanzo, perché il romanzo devi far lavorare il cervello, devi andare a riprendere il collegamento di dove cacchio eri rimasto, che cazzo è successo, mi ero perso, magari è due giorni, meglio un saggio con dei capitoli brevi, belli, storie di angeli, storie di cose ben accadute, che ti fanno proprio, sapete quando uno si addormenta col libro in piedi davanti agli occhi, è il massimo questo, d'accordo? Quindi, altra regola, no televisione, sì un bel libro. A questo punto siete arrivati proprio al momento fatidico, vi girate nella vostra posizione, spegnete la luce e fate una bella visualizzazione di una sfera luminosa che vi avvolge e parlate col vostro angelo. E gli dite, caro angelo, cosa ne dici se mi prendi per mano e mi porti a fare un bel sogno di quelli belli? Fammelo ricordare anche. Grazie, grazie, grazie. E cominci a immergerti in questa luce, è come se ti sentissi coccolato, vedi questa luce che proprio invade il tuo letto, stai benissimo, senti proprio l'angelo che arriva e ti immergi tranquillamente, serenamente. Però insomma tutte queste regole che vi ho appena detto devono essere seguite, se no, certo. La regola... Devono diventare un'abitudine, diciamo. Deve diventare un'abitudine. Ricordatevi che se voi non dormite 7 ore, a lungo andare la vita si accorcia, perché dormire è determinante, a parte i casi, le eccezioni, il Berlusconi che dorme 3 ore e mezza, ma è uno su 1 milione. Ma io non ci credo a sta cosa. Io ci credo invece, però gli altri dormono troppo poco e quindi devono dormire almeno 7 ore. Poi anche lì cercate di non bere troppo la sera, se no è automatico, soprattutto passato una certa età, che alle 3 vi alzate a far pipì. E questo va bene. Quindi se voi bevete di meno la sera, vedrete che non andrete in bagno a far pipì svegliandovi per forza. È vero anche questa cosa, sì. E certo, sono tutte quelle piccole leve, perché la notte, attenzione. La notte è determinante, perché durante la notte innanzitutto c'è quello che si chiama il cibo cosmico, ovvero durante la notte voi ricevete il 50% dell'energia che avete bisogno per vivere, perché non è vero che si vive solo di cibo che noi ci nutriamo o dell'acqua, c'è anche l'energia cosmica che viene presa dal nostro corpo eterico e trasmessa al corpo fisico. Sì, è vero, c'è la dottoressa Conforto che dice che alle 3 di notte noi riceviamo questa energia che il sole emette, che arriva appunto sulla Terra alle 3 di notte, che sono delle particelle che vengono a stimolare le nostre ghiandole ormonali. Esattamente. E quindi questo fatto dovete tenerne conto, perché? Perché se voi non dormite, siete agitati, il corpo eterico non può fare il suo lavoro. Certo. Il corpo eterico è un corpo di energia che ci avvolge, e siamo sempre noi. Madame Anne Besson, la seconda presidentessa della Società Teosofica, l'ho chiamato il doppio eterico, perché è un doppio nostro, cioè identico al corpo che abbiamo noi, bello brutto che sia, ma è in forma sottile, energia sottile. E quindi a questo punto funge da ricarica batteria proprio. Ecco perché si dice che se tu non dormi per una settimana muori. Perché anche se ti cibi, comunque sia, tu hai bisogno proprio di dormire. Quindi cercate... Era una delle torture che in Russia facevano a letto, una volta in un libro. Come no? Cercate di affrontare il terzo della vostra vita, perché dormire è un terzo della vostra vita, che è importante, quindi non è una particina, è un tempo. Passate un terzo della vostra vita dormendo. Quindi è il letto, come dormite, il materasso, l'aria, il ricambio, la verso nord. Cioè, ce n'è talmente tante, ma non sono da sottovalutare, capite? No. Ok, a questo punto, fatta questa piccola digressione, andiamo a vedere il nostro caro Arcangelo Michele. Il nostro caro angelo, sì. Il nostro caro angelo di Battisti, l'Arcangelo Michele, che è un angelo importante. Io guarda, tengo qui alle mie spalle 3 raffigurazioni bellissime dell'Arcangelo Michele. Sono stupende, veramente. Allora,
Io sono un ricercatore, quindi praticamente ogni volta che racconto che esiste qualcosa è perché ne ho avuto le prove, o per interposta persona o perché è accaduto a me. Ed è per questo che ci piace ascoltarti, perché dici cose concrete, Marco. È per forza, sennò le mie certezze crollerebbero subito. E anche le nostre. E ringrazio perché ogni volta mi sono arrivate. Poi certo. Il mio compito è comunicarvelo. Poi se voi mi credete, lo fai in un modo meraviglioso. Non è più un mio compito. Grazie. Ok, quindi proprio non mi offendo. Potete dire ma quello che Baggianate dice non è un problema, ve l'assicuro, il mondo è bello e vasto, c'è di tutto e di più, certo. Però questo mi è accaduto, cioè io ho la prova dell'esperienza dell'Arcangelo Michele, te la dico in maniera molto sintetica. Sono passati 6 anni, ero in un momento tristissimo della mia vita ed ero seduto su una panchina di un parco e praticamente con le mani sul viso stavo piangendo e cerco questo Arcangelo Michele, gli dico: Arcangelo Michele, ti prego aiutami, ero in una situazione disperata e quindi non sapevo cosa fare e quindi mi sono messo le mani: se ci sei ti prego aiutami perché so che tu sei il più potente. Dopo 5 secondi mi suona il telefono di un numero che non conosco, ma 5 secondi è che ho fatto questo pensiero, ed era una signora che io avevo visto 3 giorni prima che mi aveva fatto un massaggio, e era una signora che aveva delle capacità sensitive, ma io ero in una fase così devastante che non mi interessava neanche conoscere queste capacità. Invece questa, in quel momento che io ho chiesto all'Arcangelo Michele, mi chiama da in mezzo all'autostrada, andando verso Bologna, da una piazzola, con le 4 frecce, tic, 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 tic: mi scusi se la disturbo, signor Cesati, no, mi dica, ma guardi, l'ho chiesto 3 volte, mi hanno detto per 3 volte sì, che glielo devi dire adesso, e io mi sono fermata e dico: ma scusi, cosa mi deve dire? Guardi, non mi prenda per pazza, dico, ma non si preoccupi, io tratto queste cose da una vita, guardi, mi ha detto lei, tu devi fermarti adesso e lo chiami adesso, e quindi mi sono fermata, sono in una piazzola dell'autostrada tra Modena e Bologna, sto andando a trovare mia madre, devo dare una comunicazione, mi hanno fatto vedere 3 parole enormi, grandi, a lettere cubitali. E cosa sono queste 3 parole? Guardi, gliele dico subito: andrà tutto bene. Solo quello che volevi sapere, tutto lì. Io dico: scusi signora, ma chi è che gliel'ha detto? No, questo non glielo posso dire. Dico: perché? Ma si figuri, non glielo posso dire, è un'entità altissima, lei non mi crederebbe, a questo punto lei mi prenderebbe per pazza, allora no, guardi, lasci perdere, no, io, lei me lo deve dire, ma insiste, sì, io insisto, me lo deve dire assolutamente. Bene, guardi, glielo dico, però non mi prende per pazza, e dico: chi è? L'Arcangelo Michele. Quella è stata la mia prova. Tu sei rimasto lì. A bocca aperta, perché questa signora, chi cacchio c'è? Lei aveva il mio numero, perché ci siamo scambiati i numeri per negli appuntamenti, queste cose qua. Quindi questa in mezzo all'autostrada, con le 4 frecce, 5 secondi dopo che avevo chiesto aiuto, e infatti le cose poi andarono tutto bene. Incredibile, Marco. Tra l'altro. Quindi l'Arcangelo Michele, che è di una potenza inaudita, è quello che riassume tutte le forze, ovvero colui che separa il bene dal male che c'è in noi, ed è anche questa un'entità che noi dobbiamo assolutamente considerare, soprattutto quando abbiamo delle situazioni negative che ci affrontano nel nostro quotidiano. Anche qua vi do una dritta per purificarvi, perché è molto importante, è un rito che io faccio spesso, che faccio fare spesso alle persone che hanno bisogno, e comunque secondo me bisognerebbe fare a prescindere. Per fare questo rito dovete avere purtroppo a disposizione una vasca da bagno, se non ce l'avete non potete fare il rito. Non mi dite che non ce l'avete e non avete un parente, non avete, sono cavoli vostri, andate in albergo andate in un vecchio albergo con la vasca da bagno, non lo so, inventatevi qualcosa, tanto dovete farlo una volta, non è che dovete farlo 10.000 volte. Quindi ci vuole la vasca da bagno, la riempite di acqua fumante, bella calda, molto calda, è un momento vostro. L'ho già raccontato, Scarica? No. Ah, ok, è un momento vostro, ovviamente senza cellulare, quindi mi raccomando spento, così come mi sono dimenticato di dirvi che per andare a letto cellulare via, lontano dalla testa, deve essere preferibilmente in un'altra stanza, ok? Comunque, detto questo, cellulare spento, è un momento vostro, vasca da bagno, acqua fumante, vi procurate 0,5 chilo di sale grosso,
7 piccole candeline tipo quella dell'IKEA. L'IKEA, sì, sì. Quelle rotondine. Chi non ce l'ha, certo. E la mettete lungo, le mettete queste 7 candeline lungo il bordo della vasca. Se non ci sta, perché magari il bordo è un po' troppo curvo, le mettete lungo il bordo a terra. Accendete le candeline, prendete il mezzo chilo, dai in piedi, fate una croce cristica dentro l'acqua, svuotando tutta la confezione. Quindi, la croce celtica? Cristica. Ah, quindi, cristica, scusa, mi avevo capito male. La fate lunga, quella lunga, la vasca, e poi in alto fate quella di traverso. Poi a questo punto magari avete anche, non so, preparato un incenso, messa una bella musica rilassante, è un momento vostro, cercate di farlo senza fretta, ok? A questo punto avete messo la croce cristica sul fondo, avete acceso le candeline, ebbene sì, vi dovete spogliare, perché mi chiedono anche questo, ma bisogna spogliarsi. Non so, se vuoi entrare vestita nella vasca, entra pure vestita nella vasca, non è un problema. Vi dovete spogliare in nude e entrare nella vasca. Sapete quando entrate in quella vasca con l'acqua tanto calda che vi vengono tutti i brividi di piacere? Vi immergete con l'acqua fino qua, vi godete con la vostra musica, il vostro profumo, le candele accese, questo tepore incredibile che vi avvolge, vi godete per qualche minuto questa sensazione e poi direte a voce alta. Qui dovete prendere nota. Sì, ce lo scriveremo riascoltando. Adesso prendo qualche secondo perché magari qualcuno si vuole prendere nota adesso. Sì. E dico, Arcangelo Michele, io ti invoco affinché con la tua spada possa scindere il male dal bene che c'è in me. Punto. Grazie, perché già è accaduto. Detta questa frase con il cuore, immergete anche... Mi hai fatto venire i brividi, Marco. Bene. Mi sento i brividi lungo la schiena. Davvero, eh? Non sto scherzando. Ottimo. Buon segno. Immergete anche la testa e godetevi questo bagno. Proprio in questo momento che avete fatto questa frase, detto questa frase, e siete nell'acqua, create anche qui una sfera luminosa e provate ad avvolgere la vostra vasca e la camera da bagno, stavo chiamando la stanza da bagno. Questo è un momento sacro, mio, dove nessuno mi deve rompere le scatole. So che i bambini sono a scuola, il marito a lavorare, so che sono da solo, non c'è mia madre che mi rompe. È un momento mio sacro. Allora, quando avete fatto questo, una volta che uscirete dalla vasca, vedrete che vi sentirete più leggeri, vedrete che avrete una sensazione di serenità. Ok? Credo al 100%, perché io sto provando adesso questi brividi che non mi lasciano. È una cosa potentissima, veramente molto importante, molto bella. Grazie, Marco. Ok, a questo punto andiamo avanti con la presentazione degli altri categorie, perché vi stavo spiegando quali sono le categorie degli angeli. Quindi andiamo in campo pieno e dopo sono 3 fasce, perché sono 9, no? 3, 6, 9. La terza dell'ultima categoria, quindi abbiamo angeli, arcangeli e principati. Qual è il ruolo dei principati? Eccolo qua. I principati sono simili a raggi luminosi e sono gli angeli delle nazioni. Sorvegliano i loro problemi e scelgono chi tra l'umanità dovrà comandare. Ecco, ultimamente ho tenuto un corso sugli angeli e qualcuno ha fatto, ecco, bella gente hanno scelto per comandare. Te lo stavo dicendo anch'io. Allora, dovete anche tener conto, e purtroppo questo non è così facile, che per poter progredire, per poter evolvere, è necessaria anche le due parti. Quindi, tante volte accade che arriva uno Stalin, un Hitler o qualche altro, perché senza di quelli noi non possiamo evolvere. Certo. Non abbiamo proprio la leva per poterci elevare.
Capito? Quindi loro sono la leva. Ecco, che il loro ruolo viene svolto, viene deciso prima, ci sono anime, guarda, l'ho scritto nel mio ultimo libro che esce il prossimo 15 febbraio, La formula di Dio, ma ci sono anime che fanno questo sacrificio di essere queste persone, perché è un sacrificio per il bene comune. Cioè non è che c'è un'anima che si fa strada, voglio fare io Hitler, è chiaro? Ci sono delle anime che si sacrificano per fare Hitler, perché sanno poi cosa le aspetta, per il bene comune, ok? Cioè non è una scelta, diciamo, del loro libero arbitrio, è un ruolo che devono ricoprire. È un ruolo che devono ricoprire anche perché il libero arbitrio, quando loro lo scelgono, di là non esiste, il libero arbitrio è legge di là. Quindi è un concetto completamente diverso da quello che abbiamo noi umani. I principati sono quelle forze energetiche che tengono sotto controllo le nazioni. E attenzione, non è un ruolo così vago, perché tante volte, ti faccio un esempio, la Corea del Nord avrà anche loro il loro principato che governa e controlla e che porta a frenare quel dittatore che magari avrebbe già fatto partire la bomba atomica per dire verso Giappone. Non so se mi spiego. Quindi sono delle energie che controllano che certi fatti non vadano oltre. Okay? Ok, dopo il principato andiamo nella seconda terna e abbiamo la prima della seconda terna, quindi il quarto è virtù. Scusa Marco, questi principati quanti sono? Cioè ce n'è uno per ogni nazione della Terra o sono molti di più? Sono tantissimi. Sono un esercito immenso. Perché poi devono anche stare sopra i capi delle persone che rappresentano la nazione in quel momento, no? I virtù invece sono le fortezze, la loro forma è simile a lampi di luce, ispirano gli uomini verso l'arte e la scienza, infatti si chiamano virtù, rappresentano il coraggio e l'intraprendenza, accolgono le illuminazioni donate dal principio divino, quindi sono praticamente una sorta di trasformatori di energia divina che è puntata a quello che è l'arte, la scienza, la vera natura di espressione dell'essere umano, ok? Sì. Quindi queste fortezze sono importanti perché attraverso la loro funzione reggono il sistema mondo, che sennò sarebbe troppo razionale, e quindi noi abbiamo bisogno anche della parte emotiva irrazionale. Della poesia abbiamo bisogno. Tutto, poesia, arte, scienza, certo, sì. Tutto. Dopo loro ci sono i potestà sono elementi portanti della coscienza, sono i custodi della storia, sono gli angeli della nascita e della morte, sviluppatori delle teologie, filosofie e religioni, armonizzatori dei poteri divini. Ecco, per me i potestà hanno un lavoro, secondo me, meraviglioso. Quindi sono quelli che reggono, sono gli angeli più belli, quelli che vengono descritti da tantissime testimonianze di persone trapassate, che sono coloro che vengono a prendere per mano le anime trapassate. Io ricordo sempre a tutti che il mondo reale non è questo, ma è quello, quindi è un ritorno a casa e loro ci vengono a prendere. Verrete presi dai potestà, che sono gli elementi portanti della coscienza. Ricordatevi anche un'altra informazione determinante, è che voi non perderete mai la coscienza, quindi la coscienza del sé. Quindi qualsiasi viaggio voi andiate incontro a fare, porterete sempre la coscienza del sé che avete ora. E questo, secondo me, è determinante. Certo. E tutto questo verrà accompagnato dai potestà, oltre che poi verranno a prendervi i vostri cari, i vostri amici e via dicendo. Dominazioni, questo è un altro gruppo angelico pazzesco, le dominazioni, lo dice la stessa parola, sono di una potenza pazzesca, e infatti le dominazioni rappresentano l'esercito dell'Apocalisse. Guardate che bella questa immagine. Bellissimo. Regono le azioni degli angeli, tutti gli angeli inferiori, sono i responsabili dell'ordine cosmico, perché ricordatevi che nel disordine apparente è tutto un ordine. Quindi dalle meteoriti che passano alle stelle che nascono e che muoiono, mi ricordo una frase della Blavatsky che disse che le stelle altro non sono
e i vestiti mortali degli dei immortali. I vestiti mortali degli dei immortali. In effetti le stelle a un certo punto cessano anche loro di vivere e quindi queste stelle luminose altro non sono che i vestiti, i mantelli degli dei immortali, degli dei immortali. C'è proprio una descrizione stupenda. Sì, e quindi sono i responsabili dell'ordine cosmico, hanno la forza di dominare e compongono l'esercito dell'Apocalisse. Quindi oggi stanno lavorando tanto. E come no. È tutto in atto, c'è un grandissimo movimento, ci sono movimenti anche alieni, ci sono movimenti, è una fase della vita in questo momento terrestre micidiale, ma d'altronde che se ne dica era tutto previsto. Io avevo il mio maestro che mi aveva preparato a questo evento, esattamente come l'ha descritto, nel 2008, nel 2009, mi disse ricordati che nel 2020, io dico vabbè ho capito, nel 2020, adesso io ce la paga la bolletta qua, ok nel 2020, e poi invece il 2020 è arrivato ed è esattamente quello che lui aveva descritto. Aveva detto, sì. Però ti ha detto anche come finirà, ce l'hai detto prima, che assolutamente, esistere, ma stiamo scavallando la fase acuta. Ecco. E arriveremo, non è una cosa da cui ne usciamo subito, ma adesso comincerà, ci saranno dei grandi cambiamenti, enormi cambiamenti. Ma ci saranno periodi veramente brutti, Marco, perché alcuni dicono questo, che dovremo attraversare anche, non so, questi 3 giorni di buio di cui parlano. Senti, ascolta, io questa storia qua dei 3 giorni di buio la continuo a sentire. Ma... Allora, se è un blackout da luce elettrica, primo, ci stanno tutti. È un fenomeno umano però, non cosmico. Sì, ci stanno tutti, però energia. Quindi ci stanno tutti in blackout, belli e brutti, tanto per cominciare. Sì. Seconda cosa, avere un blackout nazionale di questo livello, credimi, è talmente impensabile che non ci credo, ma anche se fosse, vabbè, staremo 3 giorni a pane e prosciutto, una candela accesa. E allora? Non moriamo. Allora? Mi segui? Cioè, non è che vedo tutta sta, metteremo delle coperte perché la temperatura scende, non abbiamo riscaldamento, cioè, sinceramente non vedo. I nostri nonni hanno vissuto così per sempre. Però io non ci credo. Non ci credo, punto. Ma poi Marco, scusami, guarda, io non so, chi segue la Bibbia lo sa se dobbiamo credere, insomma, ma Dio aveva promesso a Noè, quando dopo il diluvio disse, non accadrà mai più. La luce sarà sempre, il sole darà sempre la salute, la notte sarà sempre notte. Se lui l'ha promesso, com'è possibile che ora il sole si possa oscurare? Questo non è possibile. Con tutto il rispetto per la Bibbia l'ha scritto gli uomini, punto. E io di un Dio che parla non ci credo. Sono d'accordissimo. Noi facciamo parte di questo Dio, io sono panteista e quindi non ritengo che ci sia. Citavo questa cosa solo per dire che ci sono tante contraddizioni in queste storie. Vabbè, insomma, di tutto e di più. Di tutto e di più, certo. Allora, siamo all'ultima fascia che sono i troni. Qui siamo entrati nella fascia più alta. I troni sono quelli, lo dicono proprio la parola stessa, sono quelli che custodiscono cosa? Presiedono il trono di Dio. Hanno infiniti colori, sono i custodi di quello che noi chiamiamo il paradiso. Anche se poi paradiso io ho scoperto che è solamente il terzo cielo dei nostri 7 cieli, no? Sono al 7° cielo. Il 7° cielo che noi intendiamo paradiso è solamente il terzo. La terra è il primo, il Kamaloka, Ade, Bardo, Purgatorio è il secondo. Il terzo cielo, che poi sono stati dimensionari ovviamente, è il paradiso, il nostro paradiso, che poi invece viene chiamato in termini laici il piano dell'illusione. Ok, ma qui è un altro argomento. Rimaniamo su questo. Loro, secondo me, invece sono i custodi del paradiso inteso 7° cielo, cioè l'ultimo cielo dove noi arriveremo, che è ovviamente la fonte così chiamata, la fonte con la F maiuscola. Loro sono i custodi dell'ingresso di questo 7° cielo, i troni. Poi entrando nel 7° cielo abbiamo a che fare con loro, i manifestati più belli che esistono, che sono i cherubini, che sono i guardiani della luce, sono i protettori di tutto l'universo, contemplano la divinità, e poi anche questa frase bellissima detta da Steiner, sono i custodi del libro dei ricordi
di Dio, ovvero di tutte le testimonianze nei registri akashici. Tutto l'universo è pervaso dai registri akashici, dove viene registrato ogni singolo momento, attimo, pensiero, emozione di ogni essere vivente, e quindi questa meravigliosa magia, loro sono i custodi. E a questo punto arriviamo agli ultimi, che sono i ben noti serafini, che sono i guardiani di Dio, sono incessantemente in movimento e cantano le sue lodi. La fonte. Quando noi torneremo alla fonte, vorrà dire che avremo fatto ogni esperienza umana, ci saremo evoluti, la coscienza avrà incontrato l'anticoscienza, l'avrà conosciuta fino alla fine, avrà abbandonato il pianeta Terra e piano piano avrà conosciuto il cosmo, l'universo, avrà conosciuto ogni esperienza della forma, avrà conosciuto ogni esperienza dell'essere, per poi abbandonare sia la forma che l'essere e diventare luce pura. Questo è un po' il nostro disegno per tutti quanti. E quando questo ciclo finisce, Marco, cioè noi finite queste esperienze nella forma, come tu hai detto, sì, raggiungeremo uno stato di quiete? Oppure avremo ancora altre esperienze? La quiete l'avremo già raggiunta abbandonando la Terra per sempre. Si chiama punto di non ritorno, il passaggio tra il terzo e il quarto cielo, ovvero dal terzo cielo, che è il famoso paradiso, piano di illusione, al quarto cielo, che è invece chiamato il piano del colore. Perché? Perché là si potranno manifestare altri tipi di colori, altri tipi di suoni, altri tipi di conoscenze, perché noi finalmente potremo abbandonare la dimensione terrestre, perché poi le dimensioni sono tutte qua intorno, sono sempre comunque nella zona terra, e finalmente lasceremo la zona terra e andremo a conoscere per esempio i segreti del cosmo, e andremo a conoscere tutto quello che esiste oltre la terra, e conosceremo i misteri della materia, della forma, per poi abbandonarla ulteriormente. Capito? Questo è un po' il concetto. Quindi tutti i nostri discorsi terrestri che tu stai dicendo in questo momento non fanno più parte di noi, non avremo più nulla di umano. Forse questa è la risposta. Sì, sì, saremo pure energia, insomma. Saremo pure energia, però ovviamente con una coscienza, non energia che vaga come se fosse la presa elettrica. Certo. Non sarebbe proprio il massimo, insomma. Poi ti faccio vedere qualche foto di quella bocca aperta. Stavo tenendo un corso sugli angeli qualche anno fa, a un certo punto in una casa. Incredibile. A un certo punto i corsisti hanno cacciato un urlo, io mi sono girato e ho visto questo. Lo hai visto proprio tu coi tuoi occhi questo? Certo. Quindi loro hanno anche questa capacità, dato che loro sanno che noi abbiamo questo modo identificare l'angelo, si presentano con le ali, cioè manifestano con le ali, ma ovviamente non sono antropomorfi con le ali, questo che ma è su una finestra, è un riflesso, è su un finestrone della stanza, dello stanzone dove si stava parlando. Poi una signora mi disse: ma sa che è successo anche a me? E mi ha mandato questa foto, vedete, c'è la signora che sta facendo la foto col cellulare, e qua abbiamo un'altra volta altre due ali fatte nello stesso modo. Quindi è incredibile, ma accade, è una cosa meravigliosa. Certo. Loro ci sono e come. Poi vorrei ricordarvi che esiste questa meravigliosa santa, che è Santa Gemma Galgani. Per chi non la conoscesse, faccio una ricerca su questa ragazza meravigliosa. Meravigliosa. Deceduta. Un occhio straordinario. Deceduta nei primi anni del Novecento, con le stigmate, che aveva un rapporto col suo angelo incredibile. L'ho scritto nel mio libro Presenze Positive, tutta la sua storia. Adesso purtroppo non abbiamo tempo, ma andatevela a vedere. Questa foto, per esempio, è una foto che è diventata l'emblema, perché vedete, le foto di Gemma sono tutte girate che guardano verso l'alto, perché allora si facevano in quel modo. E quel giorno che lei doveva fare le foto, il fotografo era lì che stava smacchinando con le lastrone, il telo nero sopra la testa, e praticamente lei era lì che lo guardava, allora si muove o no, e all'improvviso è partito un flash, è partita la foto. Quindi perché la foto è così? Perché lei stava guardando dentro l'obiettivo ed è venuto fuori questo spettacolo di foto. E guarda noi, adesso lei guarda noi. Ecco, Gemma è molto presente in questa fase, è molto guardiana della nostra situazione, e vi assicuro, andate a conoscere la sua storia, perché
È veramente... Hai scritto la sua storia in quale... Ecco, libro? Questa è la foto ufficiale che doveva fare, no? Che poi l'hanno fatta. Come, scusa? In quale libro hai parlato? Presenze in quale tuo libro? Presenze positive, ecco, quindi consigliamolo questo libro perché è veramente... Sì, ancora si trova, quindi... Ecco, ora ce l'ho qui una copia. Eccolo. Sì, è il tuo ultimo, vero Marco? Ma figurati, questo è uscito 10 anni fa. 10 anni fa? Guarda che a febbraio esce il mio 10° libro, quindi... mamma mia. Sempre Sperling Kupfer, Presenze positive, perché è un libro... Ecco, questo per esempio potrebbe essere il libro da leggere, come si dice, la sera prima di dormire, perché sono tanti capitoli, uno più bello dell'altro. Quindi veramente... Sono storie vere, vero Marco? Quindi. Sono tutte storie vere. E quindi ve lo consiglio. Allora, andiamo avanti a vedere un po' cosa trattano gli angeli. Questo è Monsignor Volpi che fa parte della storia di Gemma, ma non c'è tempo. Beh, la storia di Luciano Radici magari velocemente ve la posso raccontare. Perché? Perché è importante che voi sappiate che quando si dice ho incontrato un angelo sulla terra, è perché ci sono degli ordini divini che entrano in questa dimensione da un non spazio e non tempo e possono immediatamente far sì che certi eventi della Terra, degli uomini, non vadano in una certa direzione. Questo è quello che è accaduto, questa è una storia realmente accaduta. Pensate che la storia era stata raccontata sulla Domenica del Corriere. Tu come me c'hai una certa età e quindi ti ricordi che c'era Walter Molino che faceva delle meravigliose tavole sulla Domenica Bellissimo. Del Corriere che ha disegnato, certo. E c'è la Domenica del Corriere che è una rivista storica che adesso ovviamente non c'è più, ma era proprio la tavola della copertina, questa storia accaduta, questo signore di nome Luciano Radici, che era fermo alla stazione di Santa Maria Novella, siamo nel novembre del 39, un freddo di quelli dal giorno della merla, e il treno era fermo, che doveva ripartire, era stracolmo di gente, quindi i vecchi treni, quelli con gli scompartimenti che si aprivano sui finestroni, e a un certo punto apre lo scompartimento di Luciano Radici, un signore col cappotto grigio e il cappello, e sorridendo lo guarda. Questo stava leggendo il giornale, alza lo sguardo, poi abbassa il giornale, poi lo rialza e dice: ma questo è il mio più caro amico che è morto 3 anni fa. Ma cosa ci fai lì? Il tempo di appoggiare il giornale e andarlo a abbracciare, questo prende e se ne va. E comincia a inseguirlo per tutti i vagoni. Permesso, il treno era stracolmo di gente seduta sullo strapuntino, gente in piedi che fumava, perché allora si fumava. Permesso, gente che leggeva il giornale, e il cappello era sempre là davanti, ma non si fermava. Fermati! E vagone dopo vagone, arriva fino alla fine del treno, comparso. Non c'era più. Eppure era lui. Ma cosa ci faceva qua? Non mi posso essere sbagliato. Era lui. Si ferma in tutti i scompartimenti, guarda dentro le toilette, niente, non lo trova più. Torna al suo scompartimento e mentre lui si era allontanato a cercare il suo migliore amico, c'era un groppello di gente che guardava tutto incuriosito dentro il suo scompartimento. Oh santo cielo, cos'è successo? Corre, permesso, fatemi passare. Si affaccia e sbianca. Perché mentre lui era a cercare il suo migliore amico, un vagone merci stava transitando per la stazione carico di tronconi enormi di albero e un troncone si è staccato, ha sfondato il suo vetro ed è andato a sbattere violentemente esattamente nel sedile dove lui era seduto 3 minuti prima. Ok? Quindi questo è quello che loro possono fare. L'ha salvato, perché loro vedono quello che sta per accadere. Ecco, loro conoscono il futuro, Marco, no? Esatto. Lo possono leggere chiaramente, come un film, diciamo. Esattamente. È stato girato. Esattamente film, la parola è giusta. Allora, carissima, arriviamo concludendo a parlare di Lucifero. Perché? Sì. Perché Lucifero è necessario nella nostra vita. Quindi è inutile che noi lo condanniamo continuamente. Lucifero, come ho detto, delle forze opposte, è necessario per poter noi evolverci. Quindi Lucifero chi è? È il principe delle schiere celesti precipitato nell'inferno. La caduta avvenne prima di Adamo ed Eva, rappresenta il male. È il principio duale che si manifesta. Quindi senza Lucifero noi non possiamo comprendere, conoscere ed evolverli. E quindi la funzione di Lucifero è determinante, sia nel nostro piccolo come nel macro. È un ruolo determinante per poter vivere. Non potete comprendere la parola pace se non c'è la guerra. Io non posso dire voglio vivere in un mondo dove c'è solo la pace, perché non sarà mai. Certo. Vuol dire che questo mondo sarà finito, non avrà più bisogno della dualità
per poter comprendere. La dualità è necessaria. Quindi ricordatevi che il Lucifero che c'è dentro di voi è per farvi evolvere, e il Lucifero che c'è fuori di voi è per far evolvere l'umanità intera. Ecco. Possiamo dire, Marco, che lui ha avuto un po' il ruolo di cui ci parlavi prima, no? Di quelli che fanno l'Hitler di turno, solo fanno che lui l'Hitler. Lo ha fatto nelle schiere superiori, nelle dimensioni esatto. superiori. Ed e allora anche... questo vuol dire che alla fine anche lui avrà come dire, una redenzione? Possiamo dirlo questo? È troppo osare? Ma io ritengo che non... Scusa se te lo dico, non necessita neanche della redenzione. Come disse, non lo so, ecco. Come disse mio maestro, redenzione, siamo sempre nei termini cristiano-cattolici, stacchiamoci. Per comprenderci, Marco. Il mio maestro mi disse questo, tutto è. Sì. Tutto no, era è. Solo per capirci, sì, no? Ma per... tutto è, vuol dire che è così, deve stare così, capisci? Non c'è una redenzione. Ognuno ha un ruolo, ognuno ha un compito. Lucifero ha il compito di manifestare il principio duale, ok? Quindi è, non è che è una redenzione, lui ho questo compito, di cosa mi devo redimere io se io ho questo compito? Mi è stato assegnato questo compito e quindi perché mi devo redimere? Poi ovviamente ci fai, è anche interessante, questo lo prendo sempre da Steiner, la caduta avvenne prima di Adamo e Eva, la caduta, quindi tutta questa manifestazione del principio duale è avvenuta ben prima dell'arrivo sulla terra dell'essere umano. Certo. E molto ovviamente il principio duale esisteva già con, non so, l'epoca del giurassica o che cavolo ne so, non necessariamente deve essere solo esclusivamente con il mondo umano, no? Quindi ci sono certi avvenimenti della natura che ci fanno molto riflettere come certo. il bene e il male fanno parte dell'ordine delle cose. Io quando vedo un filmato sulla BBC di una gazzella presa da un leone che muore con gli occhi sbarrati, sbranata dal leone, stiamo parlando della naturalezza più totale di madre natura, ma è una cosa di una violenza inaudita. E però è naturale, deve accadere. Deve accadere. E quindi sei tu che hai questa sensazione, perché è lì che devi evolverti, guardando quella scena. Ok? Quindi a questo punto, cara mia, abbiamo fatto questa bellissima carrellata, ma... Sì. Il tempo fugge. Il tempo fugge. Io credo che magari ci potranno essere altre opzioni per andare avanti. Certo, dipende anche da quanti like e piaceri e suppliche riceverai dai tuoi... Ma me lo chiedono continuamente, Marco. Entusiasti ascoltatori. Video che metto. Cioè, ci sono queste gentili signore che mi dicono quando tornerà Marco a finire Eccomi il suo qua. Discorso. Spero di avervi intrattenuto con un po' di notizie importanti. Ma molto belle. E sono contentissimo di aver partecipato ancora. Se ve lo ricordate, partecipate alla Formula di Dio, perché è un evento potentissimo. 12, vero, no, il 12 è il perdono, ma non so se tu... andiamo in onda già adesso, quindi ce la fai. Io riesco oggi pomeriggio a me. E allora, dopo domani, il 12 c'è il perdono, che è una giornata dal 9.30 al 12.30, dalle 14.30 alle 18.30, è interamente registrato, quindi se non potrete essere presenti potrete sicuramente vederlo dopo registrato, dove io ho degli ospiti importanti, dove vi spiegherò perché è importante perdonare e perché vinciamo noi quando perdoniamo e guariamo soprattutto. È una 7 ore veramente strepitosa. E poi il 19 e il 20 febbraio, però questa primissima, che è la Formula di Dio, da uno studio televisivo, e per vedere di cosa si tratta andate su scuoladeldestino.it. Se invece volete parlare con me, dei coach individuali, qualsiasi altra necessità, scuoladeldestino@gmail.com. Io ho già finito. Senti Marco, io spero che vorrai onorarci anche prima di questa data di febbraio, così almeno sai dire qualcosa anche su questo tuo nuovo libro in uscita. Certo, certo. Così magari ne parliamo un attimo insieme. Con vero piacere, sarà veramente... adesso casomai se mi arriva, in anteprima ti faccio della copertina che a me piace moltissimo. Eccola qua. Allora vado un attimo in condivisione, ti faccio in anteprima la copertina del libro. Sì.
Scusa un secondo, che la sto prendendo. Vai con calma, Marco. Eccola qua. Ok, e adesso la condivido. Ah, bellissima. Siamo sempre a Sperling Kupfer, la mia casa editrice, Gruppo Mondadori. Abbiamo deciso di far uscire già in versione Pickwick, che è la versione economica della casa editrice, quindi uscirà già a 9,90, proprio perché io voglio che sia più diffuso e più alla portata di tutti. Anche a me piace moltissimo, sì. Uscirà, hai detto, allora a febbraio. Questo esce il 15 febbraio. Il 19 febbraio. Terrò questo corso. Benissimo, e qui tu ci parli delle prove dell'esistenza della vita dopo la vita. Vabbè, insomma, è un programma che tu conosci bene, dato che tu hai scritto un libro illuminante. Io te lo dico sempre, un lavoro certosino che hai fatto. Grazie. Andare a cercare tutti i grandi uomini che hanno trovato scientificamente le prove dell'esistenza della vita dopo la vita. Tu sicuramente, leggendo il mio libro, molte parti le conoscerei già, quindi bene, ma le leggerò con grande piacere e grande gioia, Marco. Okay. È sempre gentile e molto disponibile, una persona veramente che ascoltiamo con grande piacere. E poi tu hai questo eloquio così affascinante, per cui riesci veramente a far passare il tuo messaggio. Bene, Marco, allora io spero di poterti rivedere prima, diciamo, di quella data. Parliamo un po' del tuo libro, e se non ci vediamo prima, ti faccio già i miei auguri per un buon Natale, per delle buone feste in santa pace. Grazie. Tutti insieme. Con l'asilo chiuso non sarà proprio in santa pace, ma comunque ci daremo da fare. Via. Va bene, cerchiamo dentro di noi nuovi territori. Ok. Bene. Marco, grazie infinite. Ciao a tutti. Ciao Marco, grazie. Ciao. A presto, ciao. A presto.